Ciao, ieri a Milano ho incontrato il futuro, anzi, ho incontrato l'adesso. È un adesso che corre, corre tantissimo, mi ha colpito. Quando vai a Milano ti accorgi che devi correre per rimanere al passo, perché tutto va a una velocità veramente doppia, tripla, quadrupla. È come dire che devi incominciare a correre per rimanere nell'adesso e non rimanere indietro, perché il futuro va più forte. E quindi ogni tanto bisogna prendersi su armi e bagagli e fare un giro a Milano e incontrare le persone che la abitano e soprattutto incontrare persone come Marta che sono il nostro fiore all'occhiello. Direttore generale di Italia Fintech, associazione delle start-up che lavorano sul fintech in Italia e che è all'interno di un grattacielo di 14 piani che si chiama Fintech District. Marta Ghiglioni, una ragazza di 25 anni con un'expertise mostruosa, fatta in diverse realtà enormi, molto grandi, una ragazza con le idee chiarissime, chiarissime sul futuro, sul suo futuro, ma anche sul futuro della blockchain e di tutto quello che poi sarà agganciato al futuro. Una realtà che si occupa di dare sviluppo e di dare connessioni importanti, ma non solo, anche supporto tecnico, a tutta una serie di imprenditori, start-upper che stanno facendo qualche cosa nell'ambito bancario. E non solo. Quello che mi ha colpito ieri è che in una persona così giovane potesse albergare così tanto futuro, così tanta esperienza, così tanta capacità di portare a terra valore. Anche lei è una start-upper ed è riuscita ad unire le sue skills con la sua vision personale. Veramente, veramente sono rimasto stupito, sono rimasto impressionato dalla capacità, ma soprattutto sono rimasto impressionato dalla visione. E vi devo dire che mentre l'ascoltavo mi sono anche emozionato. Questo non tanto per dirvi dell'incontro di ieri, ma per dirvi che c'è un mondo là fuori che sta davvero viaggiando a una velocità incredibile, ma soprattutto c'è un mondo fatto di giovani italiani che rimangono in Italia e lottano per portare qualche cosa di buono in questo paese. E quindi mi sono sentito anche orgoglioso, perché non è l'unica così giovane ad altissimo livello e c'è solo da imparare e da ascoltare. Cercatela, cercatela. Marta Ghiglioni, ciao ragazzi, buona vita e viva Move the Limit.